Con questo video tutorial vediamo i passi essenziali per costruire un documento ben formato utilizzando Word 2007 e facciamo riferimento alla trasformazione di un documento invece compilato senza tener conto di alcune delle regole importanti per la costruzione di documenti ben formati, lo chiamiamo Puffino, è un documento che ho trovato tempo addietro nel web, nel quale ho tolto i riferimenti espliciti a una scuola. Si tratta dell'inizio di un piano dell'offerta formativa e di una scuola. Vediamo adesso i singoli passi appunto con Word 2007. Primo passaggio, togliere i paragrafi vuoti. Togliamo i paragrafi vuoti mettendo il mouse davanti al segno di paragrafo, però prima una precisazione che ho dimenticato di fare. C'è una cosa importante che ci aiuta in questo passaggio, è avere selezionato il pulsante che qui chiama mostra tutto, mostra nascondi, varie in altre versioni di Word, che ci consente di vedere i caratteri nascosti e ci fa capire un po', ad esempio, laddove ci sono degli spazi piuttosto che dei segni di tabulazione, dei segni di paragrafo. Ecco, i segni di paragrafo li togliamo tutti proprio perché sono contenuti che non hanno informazione. Quindi in un documento ben fatto non devono essere presenti. In realtà vedremo che lo spazio in verticale tra le singole parti del testo noi lo realizzeremo non utilizzando degli invii, ma lavorando su uno stile che consente di mettere spazio prima e dopo i paragrafi stessi. E tra l'altro, per le persone che utilizzano le sintesi vocali, uno spazio vuoto, cioè uno spazio, un paragrafo vuoto, vuol dire proprio informazione inutilmente assente, cioè loro sentono una cosa tipo vuoto, 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 evidentemente è una perdita di tempo. Poi vediamo anche che abbiamo, se vogliamo, qualche spazio inutile, vabbè, questi li possiamo togliere, però questo è di minore importanza. Bene, passiamo adesso al passaggio successivo. Dopo che abbiamo tolto i paragrafi, togliere gli stili preesistenti. Nel senso che ogni qualvolta noi riceviamo un documento magari fatto in qualche modo, oppure utilizzando la barra superiore, quella dei menu, molto spesso si creano dei stili aggiuntivi che non sono nient'altro che del codice aggiunto. Quando poi noi andremo magari a trasferire il documento Word nella nostra piattaforma WordPress, rischiamo di portarci dietro dei codici inutili. E quindi può essere una buona idea quello di eliminare tutte queste informazioni aggiuntive per delegare gli aspetti di stile soltanto, come vedremo, a un pannello di stile e formattazione. E per fare questo noi dobbiamo avere visibile sulla destra il box degli stili. Siamo qua sulla scheda Home, vedete stili, e andiamo a cliccare sul quadratino in basso a destra. Ecco che vedete che viene a essere visualizzato un box d'aiuto proprio di gestione sugli stili. Per vedere i comandi che adesso ci interessa, controlliamo che su opzioni ci sia nel documento corrente, invece nella versione precedente era stili disponibili. Cosa facciamo adesso? Noi adesso andiamo a selezionare tutto il nostro documento e li togliamo tutti. C'è soltanto da fare una precisazione, togliendo tutto lo stile preesistente vanno via anche i grassetti, per cui dobbiamo poi magari salvarci da altra parte il documento per ricordare eventualmente dove metterlo, sempre che siano messi in modo corretto. Quindi cancella tutti, ecco che il mio documento mantiene i segni di paragrafo, ma non ha più all'interno altre forme di stili assegnati con la nostra barra di formattazione. Quindi è bello pulito. Passiamo al passaggio 3. Passaggio 3 consiste nella strutturazione del testo, cosa molto importante perché un documento strutturato è un documento poi che si presta a essere ben utilizzato attraverso la creazione automatica dei sommari con tanto di link alle singole parti, si presta poi a una bella trasformazione e conversione in PDF, nel senso che tutti questi titoli possono trasformarsi in segnalibri, lo vedremo alla fine. Bene. Allora adesso andiamo ad assegnare i vari titoli di struttura al nostro documento. Piano dell'offerta formativa, beh, quello potrebbe essere un titolo generale. Qua non trovo, vedete, titolo e basta. Allora vado qua in opzioni,
invece che andare a mettere nel documento corrente, scelgo tutti gli stili. Clicco su OK e vediamo se mi trovo. Titolo, eccolo qua. E lo assegno. Mi interessa come si vede per il momento. Per il momento io sto soltanto strutturando il testo. Storia del liceo, nome scuola, sarà un titolo di livello 1 perché è il primo vero elemento di struttura del mio testo. Scendo giù, queste sono tutte testo interno. Beh, struttura del liceo sarà un altro titolo 1 perché è fratello rispetto a struttura del liceo, nome scuola. Questo a prescindere dal fatto che qui è usato in modo fantasioso il maiuscolo, ma questo lo lascio a voi in modalità di correzione. Poi proseguiamo. Il piano degli studi è qui anche stato messo come punto 3, sarà anch'esso un titolo 1. Come vedete, il pregio di usare questa barra consiste appunto nel conferire stesse qualità grafiche a titoli di stesso livello. Il corso tradizionale è figlio del piano di studi e quindi sarà un titolo 2. C'è un titolo di livello appena inferiore. Così come il corso integrativo, e qui si ripete il discorso del maiuscolo, è talmente evidente qua, magari mi seleziono corso integrativo e con Shift F3 vado a ridurre subito qua in negativo, magari tranne la C maiuscola, e gli assegno il titolo 2. Ecco che anche se visivamente non si vedono, strutturalmente però sono presenti. Tanto è vero che se io vado in visualizza struttura, vedete, magari dico che voglio vedere soltanto, cliccando qua sul più, no? Vedete, voglio vedere soltanto i titoli, è strutturato in modo corretto. Abbiamo un piano di offerta formativa che è un titolo generale, poi abbiamo tre titoli, la storia del liceo, la struttura del liceo e il piano di studi che sono allo stesso livello e poi figli loro, corso tradizionale e corso integrativo. Tra l'altro qui c'è una T maiuscola che là non c'è e quindi la togliamo. Bene, togliamo adesso la struttura e torniamo sulla nostra pagina per proseguire nel nostro lavoro. Inserire eventuali liste, sono anch'esse elementi di struttura importanti, magari a volte ci sono, a volte invece sono state ridotte come degli paragrafi, cioè degli invii. In realtà qua sono stati predisposti tra spazi riservati, eccetera, sono evidentemente degli elenchi puntati. A loro volta i 14 locali così utilizzati, due per la direzione, due per la segreteria, eccetera, potrebbero essere anch'essi resi come punti elenco indentati, però rischia poi di diventare di ancora difficile lettura perché diventa una lista esagerata. Per il momento la lasciamo così. E tra l'altro la regolina dice che quando una lista è anticipata, è dentro un paragrafo, cioè dentro una frase, viene anticipata da due punti, ogni voce di lista finisce col punto e virgola, lo facciamo, tranne l'ultima che finisce col punto, e questo lo faceva. Già, qui la stessa cosa qua, mettiamo il suo bravo elenco puntato e proseguiamo elemento corretto anche dal punto di vista dell'uso della punteggiatura, come si è visto peraltro anche in altre dispense. E anche qua ci conviene mettere un bel elenco puntato, può darsi ne abbia dimenticati alcuni, poi sta a chi fa l'esercizio andare a completare quello che manca. Ecco, questo invece al serale non era un elenco, era un altro elenco, quindi togliamo l'elenco puntato, scusate, non qua. Qui ho sbagliato, torniamo indietro, ma era qua. Al serale, l'elenco puntato, i due punti ci sono, qua, punto e virgola, e punto. Ok, questo l'abbiamo fatto, proseguiamo. Scegli gli stili partendo dal normale. Ecco, adesso noi andiamo a decidere come vogliamo che sia visualizzato, e tenendo conto poi delle cose importanti, un carattere che sia ben leggibile, dell'interlinea che distanzi un po' le righe tra di loro, uno spazio prima e dopo i paragrafi per dividere in blocchi logici il nostro, diciamo, il nostro documento. Iniziamo da quale? Dal cosiddetto stile normale, che è quello del testo che non fa parte né delle liste, diciamo, né dei titoli, no? Proprio i paragrafi comuni. Vedete, normale qua e lo troviamo anche qua definito. Io posso cliccarci sopra il pulsante in alto oppure all'interno qua della nostra box sugli stili e vado tasto destro modifica. E cosa decido fondamentalmente? Decido
decido il carattere, facciamo, non so, un bell'aria al 12, poniamo, vogliamo scrivere, usare un carattere che sia bello leggibile anche delle persone che magari fanno, hanno difficoltà visive, per cui anche se poi dovessimo stamparlo diviene un po' grande, però almeno loro leggono bene, ok. Poi andiamo in formato paragrafo, gli diamo l'interlinea, potrebbe essere multipla 1,2, che vuol dire 120%, 6 punti prima e 6 punti dopo. Ok? Ok. E vedete che automaticamente, no, è già molto più leggibile il mio testo, anche se non è evidente la, diciamo, l'assegnazione di uno stile particolare al titolo, lo facciamo adesso. Diciamo il titolo, andiamo a cercarcelo. Eccolo qua, modifica, tasto destro, modifica, anche tu devi essere Arial, poniamo, facciamo un 20, non in grassetto, lasciamolo pure centrato almeno lui. Poi formato, paragrafo, prima mettiamo niente, tanto sta a inizio riga, non c'è l'intestazione, dopo lasciamo un po' di spazio, 30 punti. Ok, ok, ecco che l'abbiamo messo in modo più evidente. Poi andiamo a... ai titoli di livello 1, vedete, adesso qua lo pigliamo da qua, tasto destro, modifica, un Arial, dunque il normale era 12, via il corsivo che non c'entra proprio nulla, gli facciamo, non so, un 16, magari poi, non so, giusto per vedere le possibilità, mettiamo magari una, diciamo, un tratteggio bordato in basso, togliamo quelli laterali, lo lasciamo solo in basso, e mettiamo questo come elemento grafico e poi gli facciamo anche però una spaziatura, paragrafo, prima mettiamo 18 e dopo 12 in modo che stacchi un po', ok, ed ecco, no, vedete che adesso si è fatto giusto, non soltanto storia liceo, nome scuola viene visualizzato così ma anche successivo, vedete sono tutti uguali. Andiamo adesso anche al titolo 2, che è questo corso tradizionale, che ovviamente non va bene così piccolino, no? Allora, tasto destro, modifica, anche tu devi essere Arial, quell'altro cos'era? Mi sembrava fosse un 16, non so, questo mettiamolo 14. E poi gli diciamo anche, tu, come spazio, devi avere magari 12 sopra e 6 sotto. Ok, ok. E qui l'abbiamo fatto tutto. Poi poniamo, attenzione, facciamo alla fine, no, i piccoli controlli, perché vedete che qua ad esempio un titolo parte quando poi la pagina sta per finire, però proseguiamo e sarà successivo quel ritocco. Marcare correttamente la tabella. Allora, tabella, qua non va bene, la tabella, dicevo una volta, con questi doppi bordi, un po' brutta da vedere, vediamo anche l'intestazione della, della nostra tabella, quelle di colonna sono nero su sfondo grigio scuro, non si capisce nulla. La selezioniamo tutta, possiamo cliccare in corrispondenza di questo quadratino con le doppie frecce e andiamo a progettarci la nostra tabella, decidendo per prima cosa un elemento importante. Questa tabella è una tabella dove abbiamo delle intestazioni di colonna, materi, primo, secondo, terzo e quarto, e spuntiamo righe di intestazione. Poi possiamo dire che qui c'è anche, poniamo se non sbaglio, un totale e andiamo a spuntare riga di totale. E poi andiamo a decidere un po' qual è il tipo di visualizzazione. Tenete conto che è molto importante avere poi visualizzato qual è la colonna, quali sono le righe di intestazione, perché questo diventa molto utile per le persone che usano programmi di sintesi vocali, consentendo loro di associare il dato della tabella con l'intestazione di colonna. Ci andiamo a scegliere magari una visualizzazione tipo questa, poniamo, a posto, e poi diciamo, ma potremmo fare ancora una cosa in più, che è di aiuto per le persone che hanno difficoltà di ipovisione, che è avere le righe alternate. Allora clicchiamo qua su tutta la tabella, andiamo qua, e ci andiamo a cercare la tabella che qui abbiamo, modifica stile tabella. E vogliamo mettere righe alternate, allora sapete cosa facciamo? Invece che applica formazione a tabella intera, clicchiamo a righe alternate, poniamo pari. E diciamo che queste righe alternate pari devono avere per sfondo, non so, un azzurrino T, visto che qua è stato scelto l'azzurro. Ok, vedete che la nostra tabella ha assunto una modalità di visualizzazione decisamente più comoda.
con il totale evidenziato. Se noi vediamo che è un po' troppo lunga e vogliamo un po' ridurla, qui dobbiamo agire purtroppo per l'unica volta non più sullo stile, ma sul paragrafo, cioè la selezioniamo tutta, scusate, ecco che lo è, e andiamo soltanto questa volta su paragrafo a dirgli che prima noi vogliamo due punti solo di spazio e sotto due punti solo di spazio e l'interlinea la facciamo singola. Vediamo cosa capita, se cambia qualcosa, ok? Vedete? È diventata un pochettino più compatta. In questo modo diventa un pochettino meno invasiva e forse anche più comoda da leggere senza fare torto alle persone ipovedenti che comunque non hanno il testo troppo vicino ai bordi. Proseguiamo. Inserire intestazioni e piedi pagina. Ecco, questa è un'altra cosa importante perché un documento che si sviluppa su più pagine si rispetti ha un'intestazione e un piedi pagina che consente di orientarsi. Per ottenere questo, clicchiamo su Layout di pagina, sempre sto parlando di Word 2007, similarmente 2010-2011, andiamo in margini, margini personalizzati, la scheda Layout. La prima cosa che diciamo, diversi per la prima pagina. Ok. In questo caso perché nella prima pagina non mettiamo nulla, qui sarebbe stato opportuno magari avere sopra nell'intestazione, non so, l'intestazione della scuola. Questa è una cosa importante che qui manca, la lascio poi a voi. Però andiamo a vedere le pagine successive. Nella pagina successiva andiamo adesso a vedere, inserisci intestazione, poniamo. Modifica intestazione, ripeto, dobbiamo non essere nella prima pagina, ma andiamo al perlomeno della seconda. E qua magari mettiamo piano dell'offerta formativa del nome liceo, poniamo. Anno scolastico 2004-2005 e la mettiamo magari. Nome liceo, la mettiamo in mezzo, home, allineamento centrato. Perfetto. Vedete che non appare qua, prima pagina, ma appare nelle successive. Nella prima, ripeto, lascio a voi mettere invece un ipotetico un'ipotetica testata identificatrice della scuola. Andiamo adesso invece a gestire il piedi pagina, modifica piedi pagina, oppure possiamo addirittura utilizzare uno stile già fatto, vedete c'è il numero di pagina. Lo mettiamo magari in basso, qua in centro. Togliamo il paragrafo vuoto e così abbiamo la numerazione automatica delle pagine dalla seconda in avanti. E questa l'abbiamo fatto. Proseguiamo, andiamo al punto 8, inserire sommarie. Questa qui è un'altra cosa molto importante di orientamento all'interno del nostro documento. Ci spostiamo in alto. Magari prima del primo titolo sulla storia, togliamo l'elemento titolo, scriviamo sommario, metteremo dopo in modo che non venga preso nel sommario e gli creiamo adesso il sommario automatico. Con questa versione di Word, riferimenti, sommario, inserisci sommario perché preferiamo sempre controllare quello che capita, vedete? Fino a tre livelli, a tre livelli di titolo. E clicchiamo su OK e automaticamente il sommario è creato. Togliamo magari il titolo che forse è un po' inutile, no? Essere presente qua nel nostro sommario. Vediamo se riusciamo a farlo per bene. Ecco, tolta solo la prima riga. E abbiamo tutto in questo caso. Già che ci siamo, attenzione che qua poi ho perso un titolo, ridò. Do titolo 1 anche a sommario in modo che venga visualizzato come tutto il resto e anche titolo 1 al primo che si era perso nel momento in cui avevo inserito il sommario. È un sommario navigabile, per cui se io adesso vado su corso integrativo, control clic, automaticamente ecco che il mio cursore si sposta lì all'inizio. Bene, abbiamo fatto questo, andiamo a vedere se ci manca qualcosa.
sono 11 punti. Inserire un'immagine con testo descrittivo invece lo lascio a voi, un'immagine inserita dove volete. Questa immagine deve essere un'immagine però con un suo testo alternativo e col testo che scorre attorno, magari, non so, potrebbe essere immagine di una struttura, della scuola, di un'aula, quello che voi ritenete opportuno, che trovate giusto come esercizio. Verificare tutto. Verificare tutto vuol dire vedere se scendendo non c'è magari da mandare a capo, perché c'è una tabella magari che occupa mezza pagina. No, in questo caso è tutto a posto, e il piano di studi è già andato nella pagina successiva, per cui non ci sono da fare delle modifiche. È brutto che magari qui termini per due righe alla quinta pagina, in questo caso uno magari può intervenire in qualche modo. Ecco, vedo tra l'altro che questo è una... in realtà è un elenco che va marcato, e marchiamo anche quello. Ok, qui non c'è da fare nient'altro che dire non c'è da aggiungere nessuna, fare nessuna modifica di layout. Immaginiamo appunto che il documento continui, per cui non ci fermiamo alle due righe nell'ultima pagina. Andiamo qua. Esportare in PDF. Allora, questo è il nostro piano dell'offerta formativa, ripeto, poteva essere fatto in modo diverso, si poteva giocare anche un po' sui colori, magari dei titoli, conformandoli a quello della nostra tabella, ma adesso che noi vogliamo esportare in PDF, salviamo, quindi salva con nome, magari chiamiamolo, non so, documento Word 97-2003 è una buona cosa per evitare che poi... il nostro documento non venga letto dalle ultime versioni, cioè delle versioni non ultime di Word. Scriviamo Puffino Alberto, poniamo, ed è salvato. Per fare i PDF con queste versioni dal 2007 in avanti, nel 2007 era necessario andarsi a scaricare un'estensione aggiuntiva, quella successiva invece ce l'ha già incorporato, sono entrambe cose gratuite. Word finalmente si è deciso di mettere esportazione in PDF, salva con nome, PDF. Ecco, qual è l'unica attenzione che dobbiamo porre? Una volta che decidiamo il formato, in opzioni, deve essere selezionato tag per la struttura del documento per accesso facilitato, giusto per mantenere la struttura per le persone non vedenti, e crea segnalibro utilizzando le intestazioni. Ok, pubblica. È stato pubblicato ed è stato qua aperto il PDF in automatico. Vedete che comunque... magari certamente come tutto può essere fatto meglio, diciamo l'errore principale se vogliamo di questo è che ogni volta che c'è un paragrafo va a capo, qui sarebbe stato opportuno magari evitare tutti questi invii, ma fare un punto di seguito, no? Ricordiamo che un paragrafo può tenere al suo interno più frasi, poi c'è da fare tutta la correzione che non ho fatto sui testi perché... c'è un uso assolutamente esagerato delle lettere maiuscole, probabilmente anche lo stile di scrittura può essere migliorato, ma qui vedevamo l'aspetto puramente stilistico e mi sembra accettabile. Una ultima cosa, se io clicco qua sulla scheda segnalibri, vedete una cosa molto interessante. Noi possiamo navigarlo con estrema facilità. Facciamo un servizio veramente buono a tutti, sia chi legge, sia chi... non vede, quindi usa programmi di sintesi vocali, e sia invece chi può anche navigare all'interno del suo documento in modalità grafica visiva.